Monsignore, questo suono delle campane indicano festa, però una festa che è anche simbolo di speranza. Il suo messaggio per chi ci ascolta? Penso che la speranza sia l'augurio più bello che possiamo scambiarci. Siamo in tempi ancora di una certa incertezza, tuttavia nel nostro cuore c'è la certezza che non siamo mai da soli. C'è il Signore con noi e, essendo il Signore vicino a noi, c'è l'amore di tante persone che ci sostengono. E quindi il nostro sguardo è uno sguardo che sa superare anche la difficoltà e la prova, pur reali, che stiamo attraversando, per aprire il cuore davvero a qualcosa di bello, di grande, che sicuramente avverrà. Io penso che ci voglia sicuramente l'impegno degli uomini per regalare speranza, ma ci voglia soprattutto la forza del Signore, che dobbiamo invocare, che dia veramente questa pace, questa serenità, questa tranquillità al nostro cuore, cioè che nel cuore davvero di ogni persona, soprattutto di quelli che per tante ragioni vivono la preoccupazione e la sofferenza, nel cuore ci sia davvero la certezza di un futuro migliore, di un futuro nel quale trionfa la vita, trionfa la gioia, trionfa davvero la speranza. Auguri davvero carissimi di buona Pasqua a tutti.